Il giorno del matrimonio è così emozionante, ma un matrimonio è sempre pieno di sorprese. Ryan e Alice stanno per iniziare la cerimonia. Un bel abbraccio li calmerà. Ma è ora che la sposa esca. E lo sposo deve aspettare con impazienza. Oh, cos'è? Sembra che Alice abbia esagerato con il trucco. Ma niente panico, si sistema tutto. Prendi il nastro adesivo e avvolgi la mano con la parte appiccicosa all'esterno. E pulisci. Toglierà tutta la cipria. La sposa vorrebbe aiutarlo. Ma Ryan ha già fatto. E merita un bacio. A tutti i ricevimenti si deve ballare. Ma Nikki non sarà la regina del ballo stasera. Il pavimento è troppo scivoloso. Whoops! Oh, ecco la prima caduta. Calma! La damigella d'onore ha un'idea per te. Una limetta per unghie. Ma perché? Nikki lima le suole delle sue scarpe. Ora le scarpe non scivoleranno più. Ecco fatto! Evviva! Balliamo fino all'alba! Anche le damigelle d'onore devono essere al meglio. Ora puoi aiutare la tua amica sposa. Ed eccola qui! No, no, lo sposo non l'ha lasciata. È il suo velo che non è giusto. Le si attacca al viso e le rovina il trucco. Calma! Basta spruzzare il velo con la lacca per capelli. Diventerà più spesso e manterrà la sua forma. Guarda come sei bella! Non facciamo aspettare Ryan! Ecco il luogo della cerimonia. Ma manca qualcosa! Nikki ha un'idea interessante. Vediamo cosa le è venuto in mente. Ritaglia un grande cuore dalla carta pesta. Attacca un lungo spiedino di legno alla base. Fatto! Creiamo più cuori. Saranno magnifiche decorazioni. Ora infila i cuori nel terreno. Forma un percorso da seguire per la sposa. Wow, è come se l'avesse fatto un professionista! La strada per l'amore. Davvero simbolico. Per far durare più a lungo l'acconciatura del matrimonio, è necessario fissarla con la lacca per capelli. Alice ha un momento difficile. È come un attacco di gas. È necessaria una maschera protettiva. Prendi una cartelletta di plastica e un cerchietto. Incolla a caldo il cerchietto. Arrotolalo. E usa la maschera. Ora Nikki può spruzzare la lacca sui capelli quanto vuole. Gli occhi di Alice sono protetti. Ultimi ritocchi del trucco. Alice, è ora. Il tuo sposo ti aspetta. È il trucco. Non vado da nessuna parte senza. Devi aiutare la tua amica. Nikki sa come fare una borsa compatta per il trucco. Prendi un elastico largo. Incollaci sopra un elastico più sottile. Crea dei passanti. E incolla i bordi della giarrettiera. Fatto! Ok, guarda che design! Si adatta perfettamente! Terrà tutto il necessario. Tutto il make-up è con te. Molto utile! E sotto il vestito non si vede. Il trucco da sposa è molto importante. La pelle deve essere perfetta. Ma è tutt'altro che perfetta con questo caldo.
E tutto il trucco è sul tovagliolo e non sul viso. Ma Nicky ha un trucco anche per questa situazione. Un po' di lacca sul trucco finito. Ma attenta, il prodotto non deve entrare negli occhi o in bocca. La lacca per capelli fisserà il trucco e lo farà durare a lungo. Oh, il prato è fantastico! Ma non è originale! Usiamo la creatività! Prendi uno stencil a forma di cuore e un po' di farina. Le ragazze sono pronte! Metti lo stencil a terra e setaccia un po' di farina. Ecco come decorare il percorso. Il passaggio è migliore in questo modo. Che romantico! Yay! Pare che tutti i servizi fotografici per i matrimoni siano uguali. Ma se vuoi puoi fare foto davvero uniche. Come questa. La sposa e lo sposo formano la parola love con le dita. Bellissimo! Nicky ha un'altra idea per una foto. Disegna le faccine sorridenti sulle dita degli sposi. E ci mette sopra gli anelli! Wow, che carino! Un giorno mostrerete queste foto ai vostri nipoti. Nessuno nasce sapendo come si fa il nodo alla cravatta. È un'abilità difficile e Ryan non l'ha mai imparata. Deve correre da Alice per chiedere aiuto. Oh, tesoro, guarda e impara. Incrocia le estremità della cravatta, quella larga verso destra e poi la sposti su quella stretta. Poi la fai passare da sotto nell'occhiello e di nuovo dentro all'occhiello dall'alto verso il basso. Chiudi il nodo e lo raddrizzi. Grazie, tesoro! Cosa farei senza di te? Anche le spose devono andare in bagno, ma con questo grande abito è scomodo. Alice ha un'idea che renderà la vita delle spose più facile. Basta modificare l'abito da sposa in anticipo. Incolla un largo nastro di raso intorno al bordo della gonna inferiore. Lascia libere le estremità. Le userai per stringere l'orlo in seguito. Guarda come funziona. Infila con cura l'orlo del vestito nella gonna sotto e stringi il nastro in vita. Ora va molto meglio. Libera il vestito. Ed è come se non fosse successo niente. Ma non dirlo a nessuno! Oh, i voti nuziali sono così dolci! Lo sposo è preparato! Li ha imparati a memoria! Ma la sposa sembra molto nervosa! E non ha con sé il foglio! Devi aiutare la tua amica! Non può farlo da sola! Nessun problema! Alice deve solo leggere! Pare funzioni! Finché lo sposo non si distrae. E poi potete baciarvi. È bello avere un'amica così in giro. Salva sempre la situazione. Ragazze, in fila! È l'ora del bouquet! Sono tutte emozionate di vedere chi sarà la prossima a sposarsi. Ma è un evento pericoloso. Nicky non è stata fortunata, non ha preso i fiori e ha un bel livido sotto l'occhio. E deve andare a una festa. Cosa farà? Ora la salvatrice del matrimonio ha bisogno di aiuto. Ma non preoccuparti, Alice ha un'idea. Un po' di trucco rosso coprirà il blu. Copri accuratamente il livido. Applicaci sopra un correttore beige. Fatto! Nicky è come nuova! Ti è piaciuto il nostro matrimonio? O conosci altri consigli utili per gli sposi? Scrivili nei commenti!
Guarda il video, iscriviti al canale e clicca sulla campanella per non perdere le idee per ogni occasione su Trum Trum Select.